vedete questo, chiamiamo mini ciclo post Spengler con 5 punti in 4 partite, ci si aspettava un leggero calo post Spengler ovviamente, però 5 punti su 12 disponibili tutto sommato è quanto vi aspettavate, non è male, eravate su questa linea di idee. Diciamo non facciamo mai questi ragionamenti, sai quanti punti riusciamo a fare nelle prossime 4 partite, ma andiamo sempre con la mentalità di vincere, di provare a fare il più possibile perché abbiamo le qualità per farlo. Ogni tanto ci riesce, ogni tanto no. La stanchezza per la Spengler poteva magari essere una scusa la prima partita, ma poi dopo, quando giochi, alla fine quello che siamo pagati per fare è quello che ci piace fare, no? È meglio giocare che allenarsi, quindi a noi piace così. Stasera fisicamente comunque siete sembrati tornati al 100%. Sì, sì, appunto, a parte certi momenti dove non riuscivamo bene a contrastare i loro attacchi nella zona offensiva, ma penso che abbiamo gestito bene. Juvonen appunto ha fatto il suo, i difensori hanno difeso bene, gli attaccanti hanno aiutato bene, siamo usciti abbastanza bene. Adesso qualche giorno di riposo, poi arriva Losanna alla Gottardo Arena, oramai sono praticamente tutte delle sorte di finali in vista pre-playoff, un'altra partita importante, come ci si prepara? Ovviamente dopo un derby vinto si arriva più carichi. Sì, beh, vincere aiuta la fiducia di tutto il gruppo e adesso abbiamo qualche giorno libero per ricaricare le batterie e poi concentrarci per il Losanna, che sappiamo che è una partita fondamentale, abbiamo il vantaggio di giocarlo in casa e dobbiamo assolutamente fare punti. Ultima domanda da parte mia, prima abbiamo parlato anche un po' della componente fortuna, da fuori non si è capito benissimo la situazione del gol annullato, chiamiamolo annullato a Lugano, sembra che l'arbitro abbia fischiato su una liberazione del vostro difensore con un disco abbastanza alto che è arrivato in mezzo al Burger, che ha segnato. Vi ha spiegato qualcosa? Tu eri vicino alla situazione, ti sei fatto un'idea? No, io per me in tutta onestà era gol, perché non ho visto nessuno dei nostri tirare il disco, quindi è lo sport, mi dispiace veramente, non so cosa dire. Secondo me era gol, l'arbitro ha fischiato e ci è andata bene questa volta. Aver vinto la Coppa Spengler con il tuo gol, tiro di rigore, avere vinto questa sera alla Corner Arena è un periodo molto fortunato, cioè fortunato, dove dimostra l'Ambrì di essere in condizione, e poi giocare sempre col tutto esaurito nelle vostre partite in casa vi aiuta molto. Beh, di sicuro avere tanto pubblico in casa aiuta tantissimo, è sempre un'atmosfera incredibile, poi dobbiamo essere bravi anche noi per farli entrare in partita questi gli spettatori, perché quando giochiamo male poi può anche essere un fattore contrario a noi. E niente, per adesso siamo direi in un periodo abbastanza buono, potremmo di sicuro fare molto meglio, però non ci lamentiamo e cerchiamo di andare avanti e fare più punti possibili. Anche questa sera secondo te il pubblico ha giocato un ruolo fondamentale per voi? Il loro pubblico? No, il vostro pubblico naturalmente, la vostra curva che si è fatta sentire parecchio questa sera. Beh, ma il nostro pubblico è di sicuro una certezza, è qualcosa che abbiamo praticamente ogni partita in casa, in trasferta, e cioè ci danno una mano incredibile. Forse da fuori non si può capire o non si può neanche spiegare bene a parole, però l'emozione e la grinta che ti danno è qualcosa di incredibile. Grazie.